Tutti i giorni mangiate il pollo perché fa bene, perché non è grasso, perché è ricco di proteine. Ma lo vogliamo fare un po' meglio questo pollo, più saporito, più gustoso? Dai, allora, questa è la ricetta di tutti i giorni e stagionale. Quindi, straccetti di pollo con fiori di zucca, zucchine, pomodorino e un po' di zenzero. Allora, quindi, petto di pollo, guardate che bello, lucido, stupendo. Poi, zucchine romanesche, queste sono le zucchine romanesche, quelle scrocchiarelle, sentite. Hai sentito? Poi fiori di zucca, lo zenzero, uno spicchietto d'aglio, non ve lo faccio mangiare perché poi dopo dovete andare al lavoro, quindi mezza settimana non si mangia l'aglio, però dobbiamo dargli il giusto gusto. Poi pomodorini e il basilico e un po' di sale se serve, olio extravergine d'oliva. Iniziamo subito. Noi che dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare soltanto una pentola, lo sapete, no? Perché se no dobbiamo sporcare, stiamo soli a casa, che fai? Sporchi? Adesso, olio. Sempre buono, mi raccomando. Aglio, eccolo qua, intero. Poi, piano piano, accendo, senza andare troppo forte, lo metto a un fuoco, a un'induzione, è media la potenza di induzione. Poi, incomincio con i pomodorini. Guardate che bello. Oh, il pomodoro incomincia a profumare adesso, eh. Sta, comincia a prendere il sole giusto. Zucchine, tolgo questa parte, ok? Tolgo questa parte, la parte finale, poi vedete la zucchina romesca perché è buona, mi fa impazzire la zucchina romesca, perché è tanto verde, capito? È poco bianco, guardate. Quindi do una tagliata così in diagonale, sentite com'è la croccante, ma quando è croccante? Quando è fresca, ok? Adesso lo zenzero grattugia. Cioè, mezza settimana, abbiamo bisogno di energie, di vitamine, di tutto. Di quelle cose ci fanno stare bene. Quindi, aggiungiamo lo zenzero. Guarda qua, oh, che bontà. Vado qua. Allora, obbligatorio. Se volete potete anche usare un po' di limone. Niente. Levate, a questa ricetta togliete soltanto lo zenzero, se volete, se non vi piace. Però adesso è entrato proprio nel nostro frigorifero. Allora, giro un pochino, aggiungo i gambi di basilico prima, eccoli qua, alzo leggermente di più la potenza di induzione al massimo e comincio a mettere le zucchine del primo, le facciamo bene insaporire, guardate l'aglio leggermente dorato, allora ascoltate a me, qua deve rimanere tutto croccante, la roba moscia non ci piace. Quindi la zucchina è fresca, è buonissima, tutto quanto, deve rimanere croccante, poco. Perché aspetto del girezzo del pomodoro? Ora lo dico io perché. Vi piace il pomodoro se stacca la buccia, la polpa? No. Quindi dobbiamo lasciarlo appena appena scottato, profumato, buono, così vado, così. Oh, senti che profumo. Sale. Va. Allora, io che faccio? Messo il sale, messo tutto, guardate che ci metta qua su. Do una pulitina alla padella con la carta assorbente, pulitina così e vado a cuocere. Ma questo pollo quando lo cuocete voi? Ma io viene bene, vedrà sicuramente un po' stoppaccioso o delle volte addirittura crudo. Vogliamo vedere come si fa? Buono, bello, morbido. Allora vado così, lo taglio così a fiocchetti, guardate, così, così, un bel coltello che taglia, ok? Quindi, avete visto quando andate, se comprate il pollo, il petto di pollo intero, costa anche di meno, è lo stesso pollo che vi tagliano a fette. Quindi, compratelo intero così e poi lo tagliate voi. Vi divertite, vi sentite più maschi, più energici. Va. Adesso cuciniamo il pollo. Un altro rinforzino di olio extravergine, come diceva il Conte Mascetti. Quindi, un rinforzino, un po' di olio. Ecco qui. Sentiamo un attimino com'è. Vediamo un po'. Così, ci siamo, guardate come prende subito calore. Ah, che bontà, ma che bontà, ma che bontà, vai, così. Adesso giriamo. Allora, se volete stare più attenti, prendete una padella antiaderente e mettete pochissimo olio, casomai lo disponete solamente sulla superficie del petto di pollo. Guardate, così, abbasso leggermente, aggiungo pochissima acqua. Guardate, guardate che meraviglia. Allora, tutti gli uomini, questa è la ricetta per gli uomini,
gustosa, saporita e nutriente a base di petto di pollo, mi raccomando, facile, facile, non ci vuole niente. Guardate, il pollo, vi faccio vedere, è pronto, ho messo il sale, guardate, guardate la morbidezza, guardate, si scioglie, buonissimo. Fermo, metto le foglie di basilico, prima ho messo i gambi, così, bello, a insaporire tutto quanto, un po' di pepe nero, poi i fiori di zucca, guarda che bella, guarda che bellezza, vai, così, ricco, perché noi siamo ricchi di animo, tanto, vai, col calore si ammorbidiscono un pochettino, adesso andiamo a servire tutto, quindi, così, ci curiamo pure bene il piatto, proprio ci coccoliamo, non ci coccola nessuno, ci coccoliamo da soli e basta. Qua così, così, poi due verdurine croccanti come piacciono a noi, eccolo qua, che meraviglia, basilico di nuovo che mi piace da morire, e adesso assaggiamo, c'ho una fame, vado qua. Pomodorino? Lo prendo? Sì, lo prendo qua. Oddio, guarda, scusate, ma io mangio così, mi porta dietro. Che bontà. Buonissimo. Semplice. Tanto tanto stagionale. E tanto tanto buono. In basso tutti quanti. Ah, buonissimo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.